Siamo qui con Roberto Ortelli nel cuore di Radio Padania Libera. Radio Padania Libera da cosa? Radio Padania si chiama Libera perché è una fonte di informazione libera, che non subisce pressioni da nessuno e che soprattutto dà la possibilità a tutti di andare in onda dicendo la propria opinione con civiltà, ovviamente moderata dai conduttori, come spesso faccio anch'io, senza nessun filtro e senza nessuna richiesta di spiegare prima quel che si vuol dire, per questo che è Libera. Da quanti anni esiste questa radio e diciamo su che regioni riesce ad arrivare con le sue frequenze? Radio Padania nasce, se non ricordo male, nel 96 e nasce sulle ceneri della prima emittente che la Lega si comprò nel 1991, che fu Radio Varese. Iniziò a trasmettere da qui, da questi studi che voi state conoscendo, e irradiava le province di Milano, no di Milano non ancora, di Varese e di Como, e poi ha allargato piano piano nel corso di questi anni il proprio raggio d'azione su tutto il territorio della Padania, o quasi. Oggi addirittura abbiamo anche l'onore di trasmettere, di farci sentire anche in Sicilia, in Sardegna, e sarebbe bello un giorno poter far sentire via etere il nostro messaggio un po' su tutta la penisola, e non solo magari, ma queste cose già le facciamo perché riusciamo anche a farci ascoltare via internet o via satellite, e l'ascolto in streaming è anche molto molto buono e ci dà anche soddisfazioni da paesi lontani che non credevamo. Roberto, tu hai preso parte alla non stop dell'altro giorno? Ne abbiamo fatte due di non stop, ne abbiamo fatta una lunedì e io poi ieri ho proseguito anche con ieri martedì ho proseguito con altri argomenti perché ho voluto portare le risposte che Lucia Annunziata chiedeva, quindi le risposte dei nostri ascoltatori sulla vicenda e sull'attualità politica, quindi sul futuro del governo e della maggioranza di centrodestra sul 17 di marzo e sulle problematiche in atto sulla vicenda dei clandestini che stanno sbarcando a Lampedusa. Quindi queste domande le abbiamo girate, le ho girate agli ascoltatori e da loro sono venute queste risposte. Ho preso parte anche alla non stop di lunedì. I nostri ascoltatori hanno sempre parlato, hanno sempre detto la loro. Se qualcuno vuol sapere come la pensa e che cosa pensa il popolo di Radio Padania, basta sintonizzarsi su Radio Padania. Abbiamo voluto dimostrare anche quello, con quella 14 ore di diretta non stop, di filo diretto, che noi non abbiamo mai posto filtri a nessuno. La vostra settorialità ancora, cioè ossia che non raggiungete tutte le regioni, io te lo dico da siciliano, avrei capito. Vi permette ancora di essere un po' così, di potervi gestire meglio sul raggio delle telefonate, sulla provenienza delle telefonate e sulla simpatia quindi dell'ascoltatore? Io non ho problemi a gestire gli ascoltatori, anche perché il padrone di casa quando conduco sono io, quindi l'ascoltatore deve rispettare dei canoni di educazione, di tempo, perché comunque la radio è fatta di tempi. Per quel che riguarda la Sicilia, tu hai citato la tua regione, la Sicilia è coperta in tante province da Radio Padania, ricevo e riceve l'emittente tante telefonate di tanti ascoltatori di lì. All'inizio è stata dura perché c'è comunque questo preconcetto, la Lega ce l'ha con i meridionali, la Lega ci odia, e questa cosa fortunatamente sta andando scemando perché tanti ascoltatori ci apprezzano e partecipano anche al dibattito chiamiamolo intellettuale, quindi non c'è proprio nessun problema di gestione, non c'è assolutamente nessun problema di partecipazione, ti posso assicurarti. Detto questo, ringraziamo Roberto della sua disponibilità e dalle Alpi alla Sicilia un saluto da Radio Padania Libera. Bella, bella, bella. Nel frattempo, Iva, sono diventata famosa perché mi hanno fatto un'intervista i ragazzi della Lombardia Channel. Ciao, ciao ragazzi, tre bei ragazzi carinissimi. E appunto, se li vuoi salutare anche tu in diretta. Certo, con affetto. Ciao, 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 ciao. Ciao ragazzi. Bella.